Siete pronti per vedere questo spacchettamento? Cose bellissime, tante tante cosette da vedere. Come promesso, oggi spacchettamento Michel Nail, spero mi sentiate bene, ho messo il microfono oggi. Il pacchetto mi è arrivato in 2 giorni e ve lo vado ad aprire. Eccolo qua, troviamo tutti i dati della fattura, tutto quanto. Un pacchetto che ho preso con degli sconti, ho speso quasi 60 euro. Se avete interesse, insomma, a sapere tutti i prezzi, potete andare direttamente sul sito. Questa volta ho preso costruttori e un po' di decorazioni varie. La prima che vi voglio far vedere, che ho già aperto perché volevo fare, abbiamo fatto con una ragazza questo gel sottovetro con alcune decorazioni all'interno e volevamo provare a metterci anche i flakes, ma i flakes che volevamo erano sul fucsia, mentre questi, e li apro, c'è anche la spugnetta all'interno, sono i camaleontici, quindi questi qui abi. Come sapete bene che adoro, guardate che roba. Però non voleva l'effetto AB, quindi non ce l'abbiamo messi. A me invece l'effetto AB non piace per niente, come sapete. Queste unghiette le abbiamo fatte insieme nell'ultimo video refill e nello spacchettamento di questi neon reflective. Vi lascio tutti i link da qualche parte. Poi ho comprato, vedo che vanno moltissimo anche su altri spacchettamenti, li ho visti, i liner gel. Io ne ho preso uno colorato, che è il colore che diciamo mi chiedono più spesso, che sarebbe il l'oro rosa, ecco, glitterato, bellissimo, bello bello, wow, ed è una boccetta da 8 ml, quindi come un semipermanente normale, solo che ha il pennellino stretto. E dovrei aver preso anche un altro, eccolo qua, ed è semplicemente bianco. Li ho presi perché, ecco, anche per fare il French, questo è lo 023 e questo è lo 002. Eccolo qua, molto fluido. Vi faccio vedere un attimo qui. Logicamente a pennellino carico fa una bella linea larga, a pennellino scarico sicuramente fa una linea più stretta. Vedete? Questo è il pennellino carico. Bellissimi. Bello, bello, bello. Così vi l'ho fatti anche vedere. E il bianco, sinceramente, l'ho preso per fare il French. E anche delle linee, anche se, come vi dicevo, il pennellino non è sottilissimo, quindi per fare delle linee sottili, 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 non è consigliatissimo. Comunque va scaricato completamente il pennello, però se guardiamo un pennello sottile, ok, è normale che non è sottilissimo, insomma. Però se lo scaricate tantissimo, riuscite a fare magari delle linee più sottili. Oppure per fare quegli effetti che adesso vanno tantissimo, guardate che bello qua, che vanno tantissimo con le onde, e questi sono molto molto versatili, anche colorati, li immagino, no? Poi ho preso, finiamo con le decorazioni e poi passiamo ai costruttori, lo spider gel, perché come sapete ho difficoltà a trovare spider gel che filano, anche se quello di B Nail che avete visto utilizzare appunto per fare queste unghie mi ha stupito tantissimo, quindi il B Nail va molto molto bene. Io per gli spider non apro tutto il barattolo, l'ho visto fare questo sempre qui sul web, non aprire tutto il barattolo ma fare solo un buchetto al centro. Provo ad pulire anche le forbicine in modo che non fuoriesca il prodotto ai lati, perché poi quando aprite è un casino. Molto fluido, quindi quando sono così fluidi riusciamo a fare anche dei fili sottilissimi, vedete? Bello, mi piace. Finalmente uno spider gel nero che funziona. Vediamo quanto durerà, perché è anche un problema di durata lo spider. Comunque,
quelli nuovi di Bnail sono anche molto molto buoni. Per Bnail avete il mio link di affiliazione sotto nel box info. Poi ho voluto prendere questi glitter che sono, aspettate che leggo, glitter B217, che non mi hanno messo il codice in realtà, che sono questi glitter specchiati sull'oro. È un oro molto più caldo di quello che vedete in videocamera, molto molto belli, perché hanno sia i glitter di diverse dimensioni, tra cui i specchietti, ma anche i filini. Questi mi sono piaciuti tantissimo. È un oro molto caldo, non è un oro molto sparato. Mi sposto un po' la telecamera. Questo è l'omaggino che mi hanno mandato, è una lima. Non c'è scritto. Non so che grana è. Penso che con queste coccinelle la regalerò a mia figlia. Ok, andiamo ad aprire i tre colori. Sapete che mi sto trovando benissimo con questi Express Gel. E ne ho prese tre colorazioni. Allora, lo 07 non ve lo apro perché è esattamente quello che già ho. Mi sono già presa il rifornimento perché già so che lo sto quasi per finire. Perché me lo chiede una ragazza tutte le volte perché gli piace troppo. Quindi lo 07 l'avete visto in vari video. Ed è questa colorazione bellissima sul rosa. Rientra, ti prego. Ok. E sono molto comodi da tenere nel cassetto. Quindi questo 07 non ve lo apro, ma vi apro lo 03 che è il Baby Rose e lo 04 che è lo Skin Rose. Ok. Sicuramente ha la pellicolina di sicurezza. Eccola qua. Bello. Molto bello, è molto più lattiginoso dell'altro, quindi un rosa più tenue e lattiginoso appunto. Avete la comodità di metterlo direttamente sull'unghia. Adesso lo andiamo a stendere su delle tip trasparenti, ve li vado ad aprire tutte e due e poi vi lascio lo spezzone dove li stendiamo insieme. Vi ringrazio tantissimo per i like, negli ultimi video siete state molto molto presenti. Senti, e quindi sono molto molto contenta e anche se mi commentate perché a me fa sempre sempre piacere. Questo assomiglia molto, è un più sul cipriato, un color caldo. Lo diciamo paragonerei un pochino al cipria. Vediamo un po'. È un colore un po' più, vedete, più cipriato in confronto allo 07 che invece è rosa, vedete? Quindi l'ice gel, se avete l'ice gel cipria, ci si avvicina molto. E invece lo 03 io lo avvicinerei più al color lattiginoso, che è questo. Solo che questi ice gel sono bifasici. Mentre, vedete? Eccoli qua. Questo è quasi finito. Questo lattiginoso va tantissimo, piace veramente a tutte, lo uso sia su carnagioni scure che carnagioni chiare, stranamente è un colore chiaro che sta bene su tutto e questo penso che andrà allo stesso modo, solo che questi, il bello di questi è che sono monofasici e quindi li potete utilizzare anche solo loro senza utilizzare altre cose e si autosigillano, cosa molto molto che si vede anche molto bene e è molto evidente quando li mettete e mi piacciono tantissimo. Intanto che stendo questi due colori io vi ringrazio. Io vi ringrazio sempre che siete presenti nel mio canale, mi commentate, mi lasciate i like, c'è chi si è iscritto, si vede che era nuovo, insomma, e io sono sempre, sempre contenta e felice di tutta la partecipazione. E vi lascio anche il link di Instagram, Telegram e Facebook, ve lo lascio qui. Ok, mentre stendo questo colore, bellissimo. Questo vi ricordo è lo 04. Qui non c'è scritto il nome? Ah, devo staccare questa etichetta allora e portarmela. 04 Skin Rose. Se volete andare a vedere altri miei video sul canale, vi ricordo che ci sono le playlist, perché i video sul mio canale sono veramente tanti e quindi è più comodo andare a cercare i video per argomento, anziché cercare in tutta la cartella video che c'è appunto su YouTube. Guarda che bello. Comunque questi sono molto coprenti, come potete vedere già da una piccolissima quantità. Per pulirla vi faccio anche un piccolo test della flessibilità. Vi ricordo che questi sono da 20 ml. Etichetta e metterla qui. Anche dovrebbe essere più chiaro ancora.
Vi dicevo che è molto comoda, ne fate direttamente una goccia, come vi ho fatto vedere appunto nel video refill che vi lascio qui sopra, e non andate, diciamo, a perdere tempo a immergere il pennello nel barattolo del gel, ma andate direttamente a mettere il prodotto sull'unghia. Questo è l'unico risparmio, oltre al fatto che appunto sono monofasici e quindi in teoria se ne mettete una quantità giusta e non dovete neanche limare, riuscite a fare un lavoro senza limatura, oppure non avete tempo di limare, come vi dico sempre, magari siete onicotecniche, fate una passata stesa molto bene, anche perché si autolivellano molto bene. Questa la dovrò lucidare perché l'abbiamo bufferizzata. Comunque questo, molto più chiaro del precedente. Vediamo se, vedete, non spacca. Quindi un po' di flessibilità ce l'ha. Eccola. Non è rigido per niente. Ok. Quindi vi fate un refill veloce, lo sgrassate, lasciate l'unghia così come è venuta e poi, non appena avete tempo, potete bufferizzare e limare e poi continuate il vostro refill. Qui andiamo ad aggiungere un top perché non era bufferizzata la tip, così vedete anche, anzi, così lo vedete anche opaco. È una figata e così lo vedete lucido. E invece qui ci andiamo a mettere un top matte. Non ho un top matte di Michelle Nail, quindi ci andiamo a mettere questo. Questo invece era lo 03, quindi un colore molto chiaro, molto tenue, assomiglia tantissimo all'attiginoso, ma è un pochino, secondo me, più coprente. Questi monofasici sono un pochino più coprenti. Vado a togliere l'etichetta anche qui con molta difficoltà. Volevo mettervi qui un filino di liner, così per liner questo 023, per rifinire questo punto qui e farvi vedere nel caso in cui dovete fare delle linee, ne dovete essere molto molto leggeri e molto molto precisi. Qua. Abbiamo già fatto la linea. Così viene una cosa più rifinita. Sembra chissà che nail art abbiamo fatto. Vi consiglio di scaricare tantissimissimo il pennello e poi leggerissimamente andate a scaricare il colore. Ok, quindi questo è l'effetto opaco, assomiglia tantissimo al cipria, tantissimo. E questo è l'effetto lucido dello 04. Lo 07 appunto non ve l'ho aperto, ma lo trovate comunque nell'altro spacchettamento Michelle Nail. Vediamo se trovo la tip di riferimento. Eccolo qua. Questo è lo 07, il pink. Ok, vedete quanto è pink. Questo è lo 04, la differenza si vede. E questo è lo 03 e questo è l'effetto opaco. Ah, qui avevo messo addirittura i flakes sotto. L'opaco non è venuto un granché qua sotto, va bene, non fa niente, lasciamo così. La differenza di colore è notevole. 03 colore freddo chiaro, 04 colore caldo abbastanza chiaro, lo 07 rosa abbastanza coprente e abbastanza evidente. Ora anche qui andrò a fare una striscetta come ho fatto qua con i glitterini perché è molto molto carina. A mo' di coroncina e niente, io quindi già vi ho ringraziato in precedenza, quindi non mi ripeto ancora nei ringraziamenti. Vi mando un bacione al prossimo video. Ciao da Alessia Lu.